Vitiligine, una malattia della pelle, una malattia sociale sentita soprattutto dal punto di vista psicologico. I melanociti, le cellule che producono la melanina, possono alterarsi facendo schiarire in modo evidente molte zone del nostro corpo, anche esposte come il volto e le mani. Ne parliamo con il professor Mauro Picardo, direttore del Dipartimento dell'Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma. C'è molta attenzione verso questa patologia, finalmente si parla di approccio terapeutico. Buone notizie quindi per questi pazienti? Assolutamente sì, ci sono finalmente in corso alcuni trial con nuove molecole che sono state sviluppate proprio per il trattamento di questa malattia, che non è solo un disturbo estetico o comunque un'alterazione del colore della pelle, ma è proprio un'alterazione biologica delle cellule cutanee che muoiono in seguito a un attacco immunologico. Le prospettive diventano interessanti, i primi dati che sono stati presentati sono sicuramente molto confortanti nella possibilità di affrontare finalmente questa patologia. Le cause non sono ancora conosciute, da quello che sappiamo anche le cure sono poche. Abbiamo sentito parlare di classificazione della vitiligine, quindi condividere, se ho capito bene, a livello mondiale, modalità di classificazione del paziente e dello stato di avanzamento della malattia. Queste sono tutte informazioni utili per studiare nuovi approcci terapeutici? Sicuramente sì. C'è un grande consesso internazionale di persone che si occupano di vitiligine, che hanno intanto definito la malattia, che è importante per poter capire che cosa è la vitiligine e che cosa non è, che si stanno impegnando in maniera anche molto coordinata proprio per poter capire meglio quali siano le cause che portano alla comparsa delle manifestazioni cliniche, che certamente presuppongono un substrato di tipo genetico perché c'è una familiarità per la malattia, ha qualche difetto intrinseco probabilmente di tipo metabolico che porta allo sviluppo di una risposta autoimmune, cioè che l'organismo attacca se stesso e attacca particolarmente le cellule che ci producono il pigmento sulla pelle. E su questi dati si stanno sviluppando gli approcci terapeutici, cercando di bloccare o ridurre questa iperreattività immunologica, di evitare che l'organismo iperreagisca contro se stesso e possa salvaguardare la persistenza di queste cellule. Professor Picardo, questo coordinamento internazionale, come diceva, ha sicuramente contribuito a porre maggiore attenzione nei confronti della vitiligine. Oggi nel mondo si stanno sperimentando nuove cure? Sì, assolutamente sì. Ci sono in corso più di un trial con molecole con trattamenti topici, quindi con creme o con trattamenti sistemici, con compresse, che cercano di bloccare l'iperreattività immunologica nei soggetti con vitiligine. E appunto i dati iniziali che sono disponibili sono dati incoraggianti. Questo non vuol dire che certamente saremo in grado di fare risolvere il problema di tutti i pazienti con la vitiligine. Gli studi servono per capire quali siano le persone che hanno una maggiore probabilità di risposta terapeutica, che qual è il grado di risposta terapeutica che si riesce a ottenere, come combinare queste terapie farmacologiche con la fototerapia, l'esposizione ai raggi ultravioletti, che al momento è lo standard dell'approccio terapeutico della malattia, e quanto tempo andare avanti a trattare questa patologia, che è una malattia cronico-recidivante come tante altre malattie della pelle, pensiamo alla psoriasi per esempio. Come ogni mercoledì, il nostro vero e falso con la vitiligine: è molto pericoloso esporsi al sole. Non è molto pericoloso esporsi al sole, né un po' di esposizione solare è un fatto positivo perché aiuta la ripresa della pigmentazione. Anche in abbinamento con questi nuovi approcci terapeutici è evidente che l'esposizione solare o raggi ultravioletti aiuta il recupero della pigmentazione. Bisogna ovviamente proteggersi perché ci si può scottare più facilmente. Ecco, la protezione solare non funziona sulle zone schiarite dalla vitiligine, in qualche modo ci ha già risposto. Perché bisogna proteggersi più di quanto non ci si protegge sulla cute normale, ovviamente. Per curare la vitiligine è bene fare lampade solari. Bisogna fare lampade specifiche che sono presenti nelle strutture ospedaliere, non sono necessariamente le lampade solari che si possono avere nei centri estetici, sono lampade che hanno raggi ultravioletti B a banda stretta, come vengono definite, che sono quelle che danno il maggior risultato terapeutico e col minor rischio di possibili effetti collaterali. La vitiligine può essere intermittente. È vero, nel senso che ci sono delle fasi di riattivazione del quadro, quindi di peggioramento della malattia, e fasi invece di remissione spontanea o indotta dal trattamento farmacologico in cui non c'è una progressione delle manifestazioni cliniche. La vitiligine è una malattia della pelle ereditaria, vero o falso, professor Picardo? Non è ereditaria, no, questo è falso, non è una malattia ereditaria, si tramanda una predisposizione genetica che non vuol dire che necessariamente i figli delle persone con vitiligine debbano sviluppare una vitiligine. Grazie al professor Mauro Picardo.
Picardo per essere stato con noi. Grazie a voi. In salute, @rai.it.